Ciao a tutti da Podrak, rieccomi qui in un nuovo unboxing. Come vedete ritornano i grandi robot aspirapolvere, ma sono arrivati anche alcuni pacchettini, tra cui questo che non so chi me l'abbia inviato, quindi apriamolo subito e vediamo bene che cosa c'è dentro, perché questo proprio non me l'aspettavo. E infatti è una roba che non mi aspettavo. Chiunque tu sia, chiunque tu invii queste cose a caso, grazie lo stesso. Dovrebbe essere una porta. No, no. Ah no, è un hub USB, quello con 12.000 aggeggini. Non so, sì, arriva da Amazon. Vediamo se almeno la porta Ethernet è da 2,5 gigabit, così lo provo con Iliad. No, non ha la... Ma dai! Massimo 1000 gigabit per secondo. Ma io volevo provare quella cavolo di connessione al massimo, ma al momento non ho nessun dispositivo per provarlo, quindi rimarrò con il dubbio sulla reale velocità della mia connessione. Un giorno vi porterò un resoconto di Iliad dopo praticamente un mese. Comunque qui dentro ci sono delle istruzioni, nuovo, e c'è l'hub, che tra l'altro avevo già della OK. Ah, qui c'è anche un display. Ma che serve questo display? È un display o è una roba a caso? Fammi collegare. Ah, ma no, ma è pure Type-C, come lo collego? Boh, non lo so. Comunque, grazie a chiunque tu sia. Questo qui invece è per il mio cane, ma saranno i fermenti lattici. Ok, a posto, ma i fermenti lattici, chi se ne frega? I vostri animali li prendono? Il mio sì, perché va a cacarella ogni giorno. No, scherzo, non va a cacarella ogni giorno. Però, se stai attento, ogni tanto magari si mangia qualcosa che non dovrebbe e ha qualche problemino al pancino. Ma perché i cani piccoli sono così sensibili? Cioè, io non lo so, poverino, povero Zeus. Un giorno su Podrak Games vi porterò di nuovo qualche vlog. Ma sono curioso di questo pacco, perché quando si tratta di questi pacchi, sono pacchi provenienti dalla Cina con furore, quindi cose forse fighe, forse no, non lo sapremo mai, se non l'apriamo. Aia, aia, no, lo sapevo che mi tagliavo! Tanti di voi mi dite: ma Podrak, ma perché c'hai il coltellino scannaporci per aprire i pacchi? Raga, l'ho comprato tanti anni fa, penso forse da quando faccio unboxing, e non l'ho più tolto come strumento per aprire i pacchi, quindi lo userò per sempre finché non si distrugge. Anche se, guardate, è tutto smollato adesso, non è più rigido come un tempo. Tra l'altro, per chi se lo stesse chiedendo, questo non è un coltellino svizzero, è una pinza. È una pinza svizzera, guardate! Ma vabbè, ci dissociamo da questi strumenti inutili. No, non è inutile, dai, serve, serve. C'ha anche la pribottiglia, c'ha tutto. Questo, allora, viene da Banggood e si tratta di un food vacuum sealer. Praticamente dovrebbe essere uno di quegli aggeggi che tu usi per mettere sottovuoto le robe. Ah, che figo! Ci sono già le plastichine qui, ma queste si comprano al supermercato o devo impazzire poi per andare a trovare le altre bustine di ricambio? Questo è un tubo, ma che è per un acquario sta roba? E qui abbiamo il macchinario. Ok, c'è il macchinario con presa italiana. Attenzione, c'è la presa italiana, ma com'è possibile? Oh! Ma com'è possibile che c'è una presa italiana? Stavo cercando poi online, ma questi cosi qui costano un botto. Non è che dici sono economici, costano un botto. Quindi ci sta magari portare una recensione per mettere sottovuoto la carne che avanza. Dopo mettete tutto sottovuoto, così il cibo si conserva meglio. Interessante, dai, lo proverò. Non so se ci porterò una recensione. Però questo qua, vi lascio il link in descrizione. Qui inizia a sanguinare dopo essermi tagliato, perfetto. Stiamo a perdere tutte le plastichine, penso che siano plastiche da buttare, butterò tutto, sicuro. Che fai, dai, Poderak? Almeno un robot aprilo. Vediamo questo qui della Cecotec. Questo qui della Cecotec, non so se... Ah no, l'ho messo al contrario. È il 9090 AI, quindi intelligenza artificiale. È un robot con telecamera, dovrebbe essere particolare. Il prezzo ho visto contenuto, quindi proviamolo, vediamo com'è. Su YouTube ci sono un sacco di canali che recensiscono smartphone. Io recensisco robot aspirapolvere a go go. E non solo, anche lavapavimenti, aspirapolvere, insomma, se non trovate
uno di questi dispositivi nel mio canale, insomma, dai, c'è l'imbarazzo della scelta ormai. Ho sventrato il cartone. Ok, sono riuscito a togliere la scatola e l'immagine di copertina è attraente. Attenzione pure per il lavaggio, qui vedo che c'ha il twerk, quindi strofina, potrebbe essere un bel concorrente del Roborock questo, Il prezzo non è altissimo, è contenuto, ci sta, potrebbe starci, considerando che Cecotec è un'azienda spagnola e ogni tanto queste cose interessanti le lancia, direi di provarlo assolutamente. Qui dentro cosa c'è? C'è una roba che non capisco, si apre? Ah, qua c'è il panno, quello che vibra, perfetto, con tutte le istruzioni. Ho visto una scritta lì che dice Work with Alexa e quindi tanta bella roba. Voglio solo vedere al volo il robot, poi nella recensione vedremo di più. È abbastanza compatto, Qui frontalmente c'è una telecamera e c'è addirittura un LED che illumina. Qui si apre lo sportello. Oddio, si è già acceso? Che è successo? Non ho premuto niente. Oh, fermo, qui sotto si è mosso qualcosa. Ok, non so come ho fatto, ma l'ho acceso. C'è il serbatoio dello sporco e ok, ma c'è anche il serbatoio dell'acqua pulita. Guardate, sono separati, perfetto. E ho visto poco fa, mentre si è acceso, che questo va avanti e indietro, quindi c'è tipo una vibrazione che strofina. Per tutti coloro che magari cercano un robot che l'ha, non so se avete visto, guardate, tacchete, che figata, per chi cerca un robot che lava, aspira con telecamera frontale, potrebbe essere un'idea questo robot, sembra interessante. Poi tra il dire e il fare c'è di mezzo al mare, ma vedo anche che si può utilizzare offline perché dentro c'è un telecomando. E si può utilizzare anche con l'assistente vocale di Amazon, quindi è anche wireless. Pazzesco. Questo robot, tanta bella roba. Vi lascio giusto il link in descrizione per chi vuole informarsi di più. 10.000 PA di aspirazione, cioè che è un aspirapolvere Dyson. Torniamo con i pacchi, anche questo viene dalla Cina, ma da Fedez, quindi sarà qualche azienda che ha lanciato qualche prodotto nuovo e si vede che adesso arriverà sul mercato italiano. E infatti, questo me l'avevano detto che me lo inviavano, ovvero il nuovo Hebo Air. Praticamente questo accessorio che cosa vi permette di fare? Non è un accessorio, è una telecamera di videosorveglianza, ma non tanto per gli umani, anche per gli umani, ma una telecamera che si muove con le ruote, che stai a di Boderach. Avete presente le guardie lì che girano intorno ai centri commerciali la notte? Ecco, lui fa la stessa cosa, solo che è piccolino. Ne avevo già recensito uno, l'Ebo, una roba del genere, qualche modello un po' più economico. Questo invece è il modello nuovo che dovrebbe avere un sistema di intelligenza artificiale, per esempio per seguire i propri animali domestici quando siete assenti da casa. Eccolo qua, Ebo. Tra l'altro dovrei avercelo da qualche parte l'altro modello, sperando di non averlo perso trasferendo tutti i vari pacchi su e giù. Vedo che c'è una telecamera, c'è qualcosa qui che ha a che fare con una foglia. Devo analizzarlo bene, devo leggermi le istruzioni. C'è l'alimentatore, c'è il cavo, c'è la base di ricarica, c'è tutto ed è una figata. Questo davvero devo portarci assolutamente un video e voglio provarlo con il mio cane, perché l'altra volta l'avevo provato con il mio coniglio, purtroppo adesso il mio coniglio non c'è più, ma ho il cane, quindi proprio abbinato perfettamente, perfetto anche per i gatti mi dicono, quindi tenetelo sotto d'occhio questo Ebo Air, perché su Amazon potrebbe svanire per le vendite, che di solito quando viene lanciato svaniscono subito. Comunque nel canale delle offerte io vi tengo sempre aggiornati. No food? In che senso? Che è sta roba? Ma da dove che proviene? Cos'è sta roba? No food? Ah, ecco cos'era. Avete presente quel buco che c'era prima? Dov'è? Puoi metterlo qui in teoria, così il tuo gatto lo segue. È interessante, però ho paura di questo. Devo vedere come reagisce il mio cane, perché potrebbe spaventarsi all'inizio
e dopo che prende troppa confidenza rischia di mangiarselo. vediamo se metterlo oppure no. Ultimo pacco è un robot aspirapolvere, anche lui è un robottino che c'è su Amazon, si chiama Trifo. Trifo è un robot che non dovrebbe costare tanto, ma anche lui ha questa telecamera di videosorveglianza. Ci potrebbe stare, no? Perché i robot alla fine servono in casa. Vuoi uno normale, uno tecnologico, uno di qualsiasi tipo, alla fine un robot per pulire ce l'hai sempre. Sto notando che man mano che lanciano questi robot il prezzo sta sempre scendendo di più, ma la tecnologia avanza. Per esempio, vi ricordate quei primi robot con la telecamera frontale? Ecco, quei robot costavano un botto, adesso questi robot quella funzione ce l'hanno base. Eccolo qui, l'ho messo al contrario, sì, bravo Podrak. Questo robot vedo al volo che ha anche una telecamera di sorveglianza, vedete? Non so se c'è scritto pure davanti, ma è pensato per gli animali, quindi per chi ha animali in casa non solo ti pulisce dai vari peli, quindi aspira e fa cose, non so se lava anche, vediamo adesso nella confezione, ma questa funzione che vi permette di controllare il vostro animale domestico da remoto. Sigillino qui presente, che andiamo a togliere subito, compatibile anche con l'assistente vocale di Amazon, lo verificheremo perché a volte lo scrivono ma sono compatibili solo in altri paesi, poi in Italia no. Cosa abbiamo qui dentro? Beh, confezione carina, con scritto hello, con tanto di manuale, degli occhiali che non so che cacchio servono questi occhiali. E il robot, carino come robot, particolare la spazzola, adesso ve la faccio vedere. Guardate che strana la spazzola. Praticamente ha dei filamenti lunghi e dei filamenti corti. Qui frontalmente abbiamo la telecamera, vedete? Questa telecamera che guarda dritta. E si tratta di un robot che a primo impatto devo dire materiali piuttosto cheap. Poi bisogna vedere se a livello invece di funzioni può essere interessante. Quello che ci interessa è l'aspirazione e che funzioni bene. Dentro c'è anche un kit proprio per i peli degli animali, ci sta, potete utilizzare quello generico per la polvere e per tutto praticamente. Poi c'è questo qui, è proprio pensato per i peli degli animali, si aggiunge sotto e con questa guaina va a prendere tutti quei peli in modo che confluiscano meglio all'interno del robot. Un nuovo concept che non avevo visto in altri robot, base di ricarica con alimentatore, proveremo anche questo. C'è un sacco di lavoro da fare questi giorni, io dovrò tenere la casa sotto il controllo dei miei robot, tra telecamera che controlla che cosa succede, robot con telecamera che controlla cosa succede, e non so se lo fa anche il Cicotec. C'ho tre robot che mi sorvegliano casa, incredibile, manco in una banca ci sono tutte queste telecamere. Direi che è arrivato il momento di mettere in ordine tutto l'ufficio qui, perché davvero c'è un disastro con tutte queste scatole, carte dovunque. Qui sotto in descrizione vi lascio i link di questi prodotti, così ve li spulciate in anteprima, poi man mano vi porto le varie recensioni. A proposito di robot aspirapolvere, dato che ne stanno uscendo alcuni in questi giorni, se avete qualche robot nello specifico a cui siete interessati, scrivetemelo. Voglio la tua recensione su quel modello, ditemelo che magari lo provo e vi porto una recensione. Detto questo, seguite il canale delle offerte e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!